Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Renzi lancia il referendum per cancellare il reddito di cittadinanza e sembrerebbe che la legge, anzi, non sembrerebbe, togliamo il condizionale, la legge lo vieta. Andiamo a vedere il perché sarebbe vietato cancellare il reddito di cittadinanza. Renzi con le sue firme voleva raccogliere voleva chiudere il reddito nel 2022 ma la legge lo vieta nell'anno precedente alle elezioni politiche un qualcosa che forse quasi nessuno quasi nessuno sapeva mentre allora Renzi pensa di fare il referendum e sta pensando se firmare quelli che ci sono attualmente sulla giustizia, promossi da Partito Radicale e Lega, ma ha annunciato che un referendum lo promuoverà anche lui nel 2022 per abolire il reddito di cittadinanza, tanto caro al Movimento 5 Stelle. Un'iniziativa che però si scontra con la lettera della legge che norma le consultazioni referendarie, che vieta il deposito di richieste di referendum nell'anno anteriore alla scadenza elettorale la scadenza elettorale è prevista per il 2023 quindi nei 12 mesi precedenti alla scadenza del governo eh, diventa poi scaduto no? come uno yogurt alla scadenza del governo non si può depositare una richiesta di referendum però insomma noi siamo a più di un anno perché se la... le elezioni sono a quando? A marzo del 2023. Eh, insomma, diciamo che c'è più di un anno. Però Edoardo Caterina lo ricorda con un tweet, professore a contratto all'Università di Firenze, esperto di materia costituzionale. Il docente cita l'articolo 31 della legge del 1970 con cui si diede attuazione ai referendum, fin lì rimasti sulla carta. E il testo della norma non pare ammettere dubbi, come ricorda anche l'ufficio legislativo del Senato. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore. Ah, non parla dei 12 mesi, ma parla dell'anno anteriore. Attenzione, eh, io pensavo si parlasse di un anno prima. No, parla dell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere. Quindi. Se il, il governo scade finisce nel 2023, l'anno prima è il 2022. Quindi, in tutto il 2022 più il 2023, quindi non è solo un anno, è un anno e qualche mese, non si può depositare un referendum. La legge dice che non può essere depositata la richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere. E nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle camere medesimi e quindi si parla anche dei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali beh gli uffici del senato chiariscono le ragioni del divieto la ratio della disciplina vigente del procedimento referendario pare dunque risiedere in questo che esso abbia pienezza di svolgimento in compresenza di un Parlamento legislatore nel pieno delle sue funzioni e senza che vi siano interferenze o sovrapposizioni tra campagne e responso referendari da un lato e campagne e responso elettorali dall'altro. Renzi dice chi di referendum ferisce di referendum perisce. Forse il leader di Italia Viva non lo sapeva. O ho in mente un modo per superare l'ostacolo. Tant'è che anche stamattina, intervenendo a Sky Tg24 Agenda, <coughs> ha ribadito il suo progetto, peraltro condiviso anche dal segretario della Lega Matteo Salvini, in parte. Più che altro il segretario della Lega è per una modifica del reddito di cittadinanza, ma non per la sua cancellazione. Nel 2022 vorrei che l'Italia potesse decidere se continuiamo con questo fallimento. O, se questi soldi li mettiamo per cose che servono, soprattutto per riqualificare il lavoro delle persone. Quindi faremo questa raccolta di firme. Mi piace pensare che chi di referendum ferisce, di referendum perisce. Il Movimento 5 Stelle ha vinto contro di me quello sulla Costituzione. Ora credo che gli italiani abbiano il diritto di esprimersi se vogliono andare avanti sui sussidi o sul lavoro. Se voi guardate è sempre una questione di rivincite, ripicche. Conte che nella sua mente dice, beh, adesso cercherò di mandare a casa Draghi, visto che lui mi ha tolto il lavoro. E Renzi dice, visto che i 5 Stelle hanno vinto contro di me quello sulla Costituzione, ora io faccio un referendum per cancellare la loro, la lo la loro legge di bandiera, quella sul reddito di cittadinanza. Quindi avete visto che... C'è comunque una rivalsa, una rivincita, una vendetta politica. Ah, tu avevi fatto quello, adesso ti faccio vedere io. Chi sono io? Ecco, dietro anche delle leggi o delle riforme anche giuste, c'è poi dietro, si vede comunque la manina della rivincita della rivalsa. Beh, io sono concordo con Renzi che il reddito di cittadinanza va cancellato completamente non lasciato solo per alcune persone perché abbiamo visto ieri che non è possibile lo stato non riesce a capire realmente chi ne ha veramente bisogno chi no avete visto quanti truffatori naturalmente immaginatevi un, un uno che svolge attività illecite e si presenta dall'ufficio dove danno il reddito e si è detto adesso il reddito si darà solo realmente a chi ha bisogno, eh? realmente. arriva questo delinquente e si presenta dice io non ho lavoro e sono indigente, non ho casa, non ho lavoro, invece magari viaggia in Porsche e ha la villa ma a nome di altri, ecco immaginatevi che questo qui va lì, dice io sono un indigente, cosa può fare l'intervistatore? Dice, mi mostri, mi mostri il, il reddito dell'anno precedente? Dice, guardi, non ho reddito. Ah, caspita, lei è proprio una persona bisognosa. Deve avere il reddito. E gli dai il reddito e magari poi è un delinquente. Pertanto la selezione dei percettori che quelli che hanno veramente bisogno viene fatta nello stesso modo che viene fatta adesso. Dimostrando e mostrando il reddito dell'anno precedente. Tutti i criminali non hanno apparentemente reddito, pertanto sarebbero tutti bisognosi. Eh, se quello è criminale e lo Stato non l'ha ancora preso, significa che neanche l'ispettore che fa la valutazione se darti il reddito di cittadinanza no, lo può capire. Pertanto capite che alla fine, come oggi, avrebbero tutti quelli che ci sono oggi, sarebbero quelli che poi ce l'avrebbero in futuro, tutti bisognosi. Capite che non funziona? Per questo che va cancellato e, e poi si pensa a destinare quei soldi ad altro. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.